piazza è varia, ci sono tante belle persone, gruppi più specialistici, dediti a temi specifici, gruppi più politici che già sono coinvolti o che possono essere coinvolti in progetti politici. Credo che sia stata una bella iniziativa e ci si può lavorare su. Purtroppo, è difficile oggi trovare i militanti, più si trovano degli attivisti, ma senza contrarre il vincolo associativo non si conquisterà mai nessun potere. Questo, quindi c'è intelligenza, c'è sensibilità, c'è pure disponibilità all'azione, ma un'azione libera, un'azione per quello che dico io, quando dico io, e invece c'è bisogno di un esercito politico. Senza esercito politico non si va da nessuna parte. Questo è il partito, un esercito politico. Podemos e il Movimento 5 Stelle hanno dimostrato che movimenti che consentono le declamazioni effimere, postmoderni, liquidi, sono il nulla, non c'è nulla. Da quello che c'è. E quindi qual è il prossimo passo? Il prossimo passo? Noi faremo certamente, che abbiamo da rapporto con Vox, vediamo con Liberiamo l'Italia, paragone va per conto suo. Noi siamo già 100 sulla Roma e ci candideremo sicuramente con il nostro candidato sindaco. Vedremo nell'amministrativa di fare passi avanti che aggregano, però non si tratta di costruire calderoni, mucchi selvaggi che poi non vanno dall'altra parte, quindi ci vuole pazienza, un po' di raffinatezza e prendere tutto il meglio che c'è, meglio dal nostro punto di vista, perché qui c'è il metodo Di Bella che è interessato al suo tema, loro sono ottimi ma per il loro punto di vista magari non hanno nulla a che vedere con noi. E sui contenuti come li uniamo, come li svegliamo? I contenuti ce li abbiamo, Contenuti abbiamo sia quelli chiaramente di critica all'Unione Europea e al neoliberalismo, all'impero europeo, ormai siamo dentro l'impero, e quindi sia quelli costituzionali dal punto di vista positivo, sia abbiamo la critica a questa classe dirigente per come si è comportata con in questa crisi di Covid. A dire poco, è stata le classi dirigenti italiana, francese e spagnola sono state molto diverse da quelle dei paesi del nord, i quali non hanno adottato il principio di massima precauzione, quindi hanno un pochino più bilanciato vari interessi in conflitto. Da noi l'ideologia e il pensiero dominante è che bisogna prendere la massima precauzione e quindi che qualsiasi interesse va sacrificato anche totalmente se è possibile limitare la circolazione del virus e quindi potenzialmente salvare una vita umana. Questo in Italia all'80% sembra una cosa ovvia, non è ovvio in altri paesi, questo è un grosso problema, anche perché per la classe dirigente è interamente ovvio. Ma anche nel popolo a tutti i livelli la convinzione c'è. Quindi che cosa accade? Abbiamo ancora biblioteche chiuse o che hanno escluso dal prestito gli esterni, quindi io non riesco a frequentare una biblioteca dove vivo, che è una città diversa da quella dove insegno. I bambini adesso devono cominciare a fare docce, non riescono a fare sport. I protocolli della Svizzera per quanto riguarda i bambini di 0 a 12 anni sono di un altro livello, non devono fare tamponi, devono andare dal medico soltanto con tosse persistente, devono andare a scuola se hanno mal di gola o raffreddore, insomma un altro livello. Non è dappertutto come da noi, e questo è il problema. Cioè, noi abbiamo una classe dirigente, abbiamo dei generali terrorizzati. Io credo che sono terrorizzati, io credo alla loro buona fede, cioè alla loro modestia assoluta. Non credo che loro vogliano il lockdown per non poter vedere l'amante, o perché il nipote che deve fare il provino con la Juve lo salti, o perché il bambino di prima e seconda media non frequenti la scuola media e non impari il ragionamento ipotetico deduttivo e resti stupido tutta la vita. No, non credo. Questo stanno volendo, non credo che se no sarebbero satanici, insomma. Invece no, sono solo molto stupidi e hanno questo punto di vista per cui per loro la vita è la nuda vita, quindi non c'è bilanciamento tra gli interessi pubblici in conflitto, c'è soltanto questo è il dramma dell'Italia.